ospite speciale della 38esima Sagra del Fungo di Borgotaro, una animatrice partecipante in un primo momento, poi è diventata, diciamo così, una stella della trasmissione perché ha avuto grandissimi riscontri, su Yen Sani, che è qui a Borgotaro per proporre una sua ricetta fusion cosiddetta di funghi abbinata a prodotti anche orientali, perché di una semi orientale si tratta. Ci spieghi un po'? Io oggi presento una ricetta fatta a base di spaghetti di riso saltati con le verdure, e ci mettiamo anche il bel fungo di Borgotaro, e vediamo di fare una ricetta un po' del fungo fusion, ecco, una ricetta un po' diversa, ecco, da classico impiego, insomma, del fungo, diciamo. Ci dia due brevissime coordinate sulle sue origini. Allora, sono metà italiana e metà thailandese, nata però in Italia, però le origini, ecco, sono dalla Thailandia. Per quanto lei sa, il fungo viene usato in Thailandia? No. Ma viene usato, però sono quei tipi di funghi shiitake che non hanno molto sapore, viene messo nelle zuppe, ecco, non nelle carni, però non molto, ecco. Viene riprodotto magari anche qui da altri ristoranti, anche asiatici, però sui funghi champignon, quelli un po' più sul mercato, insomma, più reperibili, ecco. Lei intanto, dopo la trasmissione, ma è tanto che si occupa di queste cose, ha scritto anche un libro di cucina. Ci vuole indicare, che intanto poi lo vedremo. Si chiama I miei appunti di cucina, quindi diciamo che non è tanto, sono un po' più i miei appunti, una raccolta dei miei appunti, che ne è stato fatto un libro e poi, ecco, messo in vendita un po' con i miei pensieri, la mia esperienza di Masterchef, e poi in fondo c'è un breve racconto per i bambini, i ragazzetti, insomma, ecco, un po' di tutto. Bene, grazie. Guarda che prendono, Sai che sia. Si chiamano me. E poi ne hanno chiamato. E ti ha detto, pronto? Sono di Masterchef. Tu hai tirato sul telefono. Telefonata, sì, pronto, ero in bicicletta, c'avevo bambini. Pronto! Sono di Masterchef, mi stai prendendo per il sedere, via. Abbiamo avuto la sua candidatura, ma io non avevo ancora capito chi era. No, perché ti spiego, con le candidature bisogna stare attenti adesso, ti metto un'altra parte. Bello. Ma che già giù, sì. C'era una mamma che stava interrogando la figlia, gli stava dicendo, guarda, se ti chiedono questo taglio, il taglio del soffitto, si chiama Blumwald, io già lo dico l'orecchio. Sapevi già cosa significava allora, lo ti volevano prendere in castagna dicendo, non saprà, invece lei, tu tranquillamente. Sì. Soffritto, e la volta dopo ero in televisione e loro decidevano se darmi il grembiule o no, che era quella puntata. Ma te sei fortunata, te il grembiule ci stava, se ci venivo io non ci stavo.